Telespettatori, siamo di nuovo al ristorante Vecchie Mura, abbiamo visto Nico il proprietario, abbiamo visto Silvio, un altro carissimo amico, nonché chef e grande pizzaiolo, abbiamo anche Salvatore, che è un nostro carissimo amico che proviene dalla Sicilia, che vedendo tutte queste ricette ha voluto un attimino improntarsi anche lui, perché lui anch'esso è un grande chef. Cosa proponi? Allora, proponiamo dei tagliolini al count con tonno, pomodoro pachino, capperi, della tipica ricetta tipica siciliana che viene fatta soprattutto alle olie, ma che facciamo anche qui al locale Vecchie Mura di Varazze. Te da che parte arrivi della Sicilia? Io arrivo da Palermo, ma visitando anche le varie, per opportunità di lavoro, visitando le varie regioni siciliane, ho imparato questo tipo di piatto che ho portato qui in Liguria. E anni che fai il chef? Sì, 13 anni che faccio il cuoco, 13-14 anni visto che siamo nel nuovo anno, e niente, ho apportato questo piatto e che anche viene molto gradito dalle persone che vengono a mangiare. Benissimo, lo chef ha parlato, curiosità, gli direi tanta. Andiamo? Sì. Ok, ciao ragazzi, a dopo. Ed eccoci qua in cucina con il nostro Salvatore che da bravo siciliano ci vuole proporre una ricetta siciliana, giusto? Sì. Ok, iniziamo. Allora, iniziamo con la presentazione della ricetta, che è un tagliolino di camut con farina corasà, che è una farina tipica biologica e che mediamente viene usata soprattutto in pizzeria, ma noi come ristorante lo usiamo anche in cucina sotto forma di tagliolini. Questa ricetta viene fatta con tonno fresco, pomodorino e capperi. Il procedimento del tagliolino di camut, come viene comunemente conosciuto, viene fatto con 100 g di farina di camut e un uovo, un filo di olio d'oliva e un pizzico di sale se viene voluto mettere. Poi si passa, si stende. Si stende con la vecchia nonna papera che tutti in casa, quasi tutti hanno in casa. Mediamente la procedura in 20-25 minuti viene fatta un impasto da chilo di farina di camut con uovo eccetera. Allora, un impasto da chilo vale per quante persone? Vale per un 100 grammi, allora facciamo che sono 80 grammi a testa per 20 persone più o meno. Ok, per una ventina di persone. Sì. E ingredienti, quanto farina? 100 g di farina, poi acqua normale, no, niente acqua, soltanto un uovo, sì, intero, e un pizzico di sale fino. Sale quello normale, sì, da sale cucina. Fino da cucina. Ok, Salvatore, andiamo avanti. Allora, noi prepariamo questa ricetta con un bel filetto di tonno tagliato a cubetti. Noi tagliamo a cubetti con il nostro tonno, prendiamo una bella padella extravergine di oliva, solo da imbrattare il fondo. Sì, esatto, un filo d'olio giusto per rosolare anche l'aglio in camicia che noi andiamo a schiacciare. Uno spicchio d'aglio. Sì. Che poi toglieremo per non dare troppo gusto al piatto e lo passiamo al fuoco. Allora vediamo il tegame, sì, appena inoliato con un pizzico di aglio schiacciato, lo facciamo imbrunire, sì, vediamo la temperatura, cioè il fuoco abbastanza vivo per riscaldare il più possibile la padella. Lasciamo rosolare per qualche secondo l'aglio. Siamo i nostri cubetti di tonno,
mortadella. Ricordiamolo, allora, quanto hai messo di tonno fresco? Una fettina circa di tonno fresco per 3-4 persone. Quantificata in grammi? In grammi di 50 grammi. Poi ho visto che hai aggiunto anche della mortadella. No, niente mortadella, soltanto tonno fresco. Ah, è solo tonno? Solo tutto tonno. Okay. Lasciamo rosolare anche il tonno. Ricordavi prima che è una ricetta siciliana? Sì. Della provincia di? Viene fatta soprattutto nelle isole Eolie questa ricetta qua. Provincia di Messina, poi aggiungeremo anche il pomodorino. Sì. Cos'è il pacchero? Pomodorino pacchino di Sicilia. Sì. Un po' di capperi a far rosolare il tutto per dare quel tocco di sapore che... I capperi come sono? Quelli sotto sale e salati? Allora, sotto sale e dissalati io li preferisco mettere sotto olio così perdono completamente il loro sale e lo lasciamo rosolare. Lasciamo insaporire il tutto. Quando la padella è a fuoco vivo, togliamo un attimo l'aglio, spumiamo con un goccio di vino bianco. Un goccio di vino. Di vino bianco fermo. Fermo. Si usa il fermo perché? Si usa il fermo perché non permette, cioè con le bollicine può rischiare di rovinare il piatto. Okay. Un pizzico di prezzemolo, un po' di pepe. Pepe, una lieve spolverata di pepe. E poi un pizzico di sale, sempre anche una spolverata. Una spolverata di comune sale da cucina, esatto. Fine. Lasciamo insaporire il tutto, andiamo a buttare le nostre i nostri tagliolini al cavo. Andiamo nell'acqua bollente. Esatto. Questa è una porzione per circa 4 persone. Sì. Con un goccio olio d'oliva nell'acqua così non si attacca alla pasta. Bene. Mescoliamo. Il tempo di cottura dei tagliolini al camut, perché è stesa molto sottile la pasta, circa di 1 minuto e mezzo, 2. Non vuole molto di cottura, anche perché la pasta la preferiamo al dente. E la prova del 9 ovviamente quella che si assaggia. Esatto. È un piatto abbastanza semplice, poi in Sicilia, essendo la patria dei tonni. Esatto. Abbiamo delle grandi tonnare. La cottura viene vista anche dal colore della pasta. Quando il tagliolino è già sul bianco, è pronta per essere buttata in padella. La cottura della pasta è pronta, la facciamo saltare in padella. La scoliamo bene. Sì. Il nostro salvatore adesso unisce il tutt'uno. Lasciamo leggermente ancora un goccio d'acqua ai tagliolini, così amalgamiamo bene e facciamo saltare in padella il tutto. Fuoco vivo sempre. Un goccio di olio di oliva. Un pizzico di prezzemolo. E il piatto è pronto. Lo andiamo a impiattare il nostro piattino che abbiamo preparato.
e il piatto è pronto. Piatto semplice dalla cucina italiana, soprattutto mediterranea, dove incorpora tutti i sapori del nostro paese. Buon appetito. E buon appetito.